ritengo che noi nel 2015 gli input, la giunta è entrata in una fase molto operativa. Se posso indicare un obiettivo di mandato e quindi anche un obiettivo annuale, che le azioni su cui concentriamo la nostra attenzione sono azioni che possano dare benefici diretti e indiretti principalmente al sistema economico produttivo e all'occupazione. Credo che segni alcuni segnali importanti e alcuni indicatori di questa regione, cioè la tenuta dei suoi conti, la qualità del sistema sanitario e lo dirà Luca, ma insomma lo abbiamo già anticipato alla stampa, essere consecutivamente sempre nel gruppo delle regioni benchmark, quindi capacità dei livelli essenziali di assistenza, e appena saranno ufficiali renderemo noti anche i punteggi conseguiti sui livelli essenziali di assistenza, che sono punteggi importanti e positivi di risultato per la nostra regione, insieme alla capacità di innovazione e di utilizzo delle risorse per gli investimenti, quindi il cuore portante anche della tenuta di una regione, che è il sistema sanitario, la capacità di utilizzo della programmazione europea su tutte le politiche per le imprese e per il lavoro, la qualità dei conti in generale e della tenuta della struttura dell'ente regione, e anche il ruolo suppletivo e sussidiario che noi svolgiamo nei confronti delle amministrazioni comunali di questa regione. I pagamenti che la regione sta effettuando in queste settimane permetteranno a tutti i principali comuni della regione di poter definire i propri bilanci e di poterlo fare nel rispetto del patto di stabilità, grazie anche al concorso che direttamente mette in campo la regione. Ed infine una capacità della programmazione che non è mai venuta meno nei diversi ambiti, e quindi un ente che non vive, diciamo, alla giornata sulla contingenza dei singoli provvedimenti nazionali o regionali, ma che ha una capacità di programmare le scelte strategiche, di accompagnarle nel corso della legislatura, ci fa pensare, ecco, come abbiamo avuto modo di dire, che la regione rappresenta non un ostacolo allo sviluppo dell'Umbria, ma una risorsa importante, in modo particolare per le piccole e medie imprese dell'Umbria. Quindi su questo stiamo lavorando. Nelle slide troverete tutti i risultati puntuali, le cifre di tutte le politiche, delle risorse di bilancio, quindi eviterei di concentrarmi su questo. Posso dire soltanto che il 2016 è formalmente anche l'anno di piena attività della nuova giunta regionale dopo i mesi connessi all'insediamento. Un unico riferimento, ovviamente il rapporto anche con il Consiglio regionale, con l'Assemblea legislativa, sarà un rapporto puntuale e di merito, e non inseguiremo, diciamo così, anche quella parte di opposizione che pensa di non affrontare i temi nodali dell'Umbria e di tirare il pallone in tribuna anziché stare al centro del campo. Il centro del campo sono le misure che la regione deve adottare sul versante delle riforme, delle politiche di sviluppo e della tenuta della coesione sociale. Per cui la barra della giunta regionale, mia personale come presidente, sarà una barra centrale sui temi che servono all'Umbria, agli umbri, e non certo, diciamo, su un dibattito politico sterile di disinteresse fondato su notizie false che non hanno corrispondenza anche negli atti e nei provvedimenti che noi adottiamo. Quindi questo sarà lo spirito, e con quella parte di opposizione che invece vorrà stare nel merito svilupperemo anche il confronto e la capacità di adottare provvedimenti, come abbiamo fatto nell'ultima seduta di consiglio, come per esempio il piano regionale dei trasporti, che è un provvedimento importante di programmazione strategico e che io ringrazio per essere stato adottato non solo con tutti i voti della maggioranza, ma anche con l'astensione di quella parte di opposizione che mette prima di tutto al centro l'Umbria, prima ancora di una polemica politica fine a se stessa. Grazie, e farei fare un rapido giro di tavolo, cominciando dal vicepresidente della giunta regionale,
con alcune cose sintetiche, perché poi nelle schede lasciamo un po' di spazio invece alle domande, quindi